Collocato tra due colline, la Maglina e Lupadru, nel nord della Sardegna, circondato da un territorio con caratteristiche uniche, tra panorami incantevoli e paesaggi interni rimasti ancora selvaggi, percorsi da fiumi e ricchi di flora, sorge a 300 metri di altitudine il paese di Sedini. Il comune, che dista pochi chilometri dal mare, si trova nei pressi di Castelsardo e Valle Doria, a circa 50 chilometri da Sassari. Il borgo è inserito in una gola calcarea. Il territorio fu probabilmente abitato sin dai tempi del Neolitico recente, data la presenza di numerose grotte che sicuramente sono servite da rifugio ai suoi primi abitanti. Il paese originariamente era diviso in tre capi: Capo Corso, Capo Sardo e Capo Corte di Santa Vittoria. Una popolazione di circa 1.400 abitanti, il cui dialetto viene associato proprio all'influenza più significativa di uno di questi capi, Capo Corso, che riuscì a prendere sopravvento sugli altri, dando così alla popolazione la propria lingua, che si avvicina molto al linguaggio di Castelsardo. Thank you.
Edini è un paese situato al centro-nord della Sardegna, nel Golfo dell'Asinara, equidistante diciamo dal porto di Porto Torres e da quello di Olbia e dagli aeroporti di Alghero e di Olbia. Ha una superficie di 40 km quadrati circa, 1400 abitanti. È un paese che ha come caratteristica principale quello di essere costruito in gran parte avendo come punto di partenza delle grotte e degli anfratti nella roccia su cui poi sono state costruite tantissime abitazioni. Quindi noi come slogan lo chiamiamo il paese nella roccia. Il paese originariamente era diviso in tre rioni: Capo Corso, Capo Sardo e Capo Santa Vittoria, di cui ancora insomma, è facile individuare anche i confini. A Sedini si parla un dialetto, lingua, che rassomiglia un po' al Corso, nel senso che, come dicevamo, uno dei rioni di Sedini si chiama proprio Capo Corso e probabilmente in un certo periodo della vita di questo paese gli abitanti di quel rione ebbero una sorta di sopravvento, per cui mentre anticamente si parlava quello che noi chiamiamo il sardo, cioè il logudorese, anche a Sedini e in alcuni documenti questo è facilmente rilevabile, successivamente invece il sardo non si parlò più a Sedini. Qualcuno, qualche leggenda metropolitana ritiene che gli abitanti di Capo Sardo, cioè l'altro quartiere di Sedini, siano stati, diciamo così, invitati con modi credo non troppo gentili e garbati a spostarsi in un'altra località che potrebbe essere Bulzi, che si trova a qualche chilometro da Sedini e in cui si parla appunto la lingua logudorese anziché il corso come la parlata che c'è a Sedini. Singolare per il suo centro storico, caratterizzato da scorci di rara bellezza, particolarmente unico per l'effetto scenografico delle sue abitazioni, per maggioranza antiche e costruite a ridosso sopra grossi banchi di roccia, talvolta sfruttando le cavità naturali che ne danno la sua denominazione di paese della roccia. Girando per il paese si nota la particolarità delle case abbarbicate sulla roccia o costruite addirittura dentro la roccia. Questa aveva una doppia funzione, cioè scavando la roccia si ottenevano i cantonetti per costruire le case e allo stesso tempo si ottenevano delle stanze. Ha fatto sì dunque che il centro storico di Sedini sia costellato di case che in parte sono costruite sulla roccia e in parte dentro la roccia. A Sedini troviamo ben 18 nuraghi, tra i quali il più importante per struttura e importanza è il nuraghe bianco di Lupradu. Proprio al centro storico è situata una tra le Domus Deianas, casa delle fate o casa delle streghe, più grandi della Sardegna, che i sedenesi chiamano La Rocca, per due motivi. Il primo per la sua posizione nella via principale del paese, e non come nella maggior parte dei casi in luoghi difficili da raggiungere, e il secondo perché è realizzata su di un enorme masso quasi del tutto in superficie. Thank you.
È una necropoli scavata nella roccia calcarea, che nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni e utilizzazioni, passando da prigione a ricovero per animali ad abitazione privata, fino agli anni 90, quando venne acquisita dall'amministrazione comunale, per poi essere destinata a museo permanente delle tradizioni di Sedini. La domus ha una forma allungata e insolita ed è costituita da ben 6 celle scavate nella roccia, si sviluppa su 2 piani e in quello inferiore è situata una botola che porta direttamente alla tomba vera e propria. La sua origine si perde nella preistoria, nel senso che già nella via nazionale, la via principale del paese, c'è una bellissima Domus de Janas, che noi chiamiamo la Rocca, che è stata scavata nel Neolitico recente, cioè tra il 3500 e il 2700 avanti Cristo, e che originariamente era appunto una Domus de Janas, cioè una tomba ipogeica utilizzata per le sepolture, e poi nel tempo è stata trasformata per farne tantissimi usi più disparati. È stata utilizzata come prigione, è stata utilizzata come abitazione, è stata utilizzata come negozio, sede di partito. Negli anni 90 è stata acquisita dall'amministrazione comunale e all'interno c'è un bellissimo museo etnografico e quindi è possibile visitarla accompagnati anche guidati da una cooperativa, la cooperativa Setin. Nel paese si trovano delle tracce che risalgono a oltre 3.000 anni fa e in particolare le varie Domus de Janas che ci sono presenti, tra cui la più grande della Sardegna, appunto la Domus de Janas presente nel centro del paese. Di notevole interesse storico e artistico sono anche le chiese del centro abitato e circa una decina nel territorio circostante. La chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, di stile gotico aragonese, la chiesa venne edificata nel 1500 sopra una precedente struttura del XIII secolo. Gli arredi all'interno variano da uno stile tardogotico a uno stile rinascimentale. L'opera più bella e risaltante custodita al suo interno è la Trasfigurazione di Raffaello. La chiesa di San Nicola, un ex monastero benedettino che rappresenta un significativo esempio di architettura romanica sarda.
così come anche la chiesa campestre di San Pancrazio, risalente al XII secolo, reliquia di un antico monastero non identificato con certezza. Abbiamo inoltre delle bellissime chiese campestri, oltre ad averne, diciamo, anche nel centro abitato la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea del 1517, la chiesa del Rosario, di cui si festeggia proprio oggi la festa, costruita chiaramente dopo la battaglia di Lempato del 1571. La chiesa di San Giacomo, sempre in paese, e la chiesa di Sant'Elia, che è nelle immediate vicinanze del paese. Poi abbiamo invece nell'Agro la chiesa di San Pancrazio, che è un monastero molto molto particolare, situato su una collina da cui ugualmente si vede un bellissimo panorama. Abbiamo il monastero di San Nicola di Silanis, come la chiesa di San Pancrazio, del XII secolo. La chiesa Madonna del Rosario, edificata nel XVII secolo, all'interno della quale ci sono numerosi affreschi murali che emergono sotto gli intonaci. Secondo un'antica leggenda, la Madonna non potrebbe essere portata in processione nei giorni della festa, poiché provocherebbe un diluvio devastante. A questa chiesa viene dedicata la festa più solenne del paese di Sedini, la festa per la Vergine del Rosario. La festa si tiene ogni anno nel mese di ottobre, per ben 4 giorni, ed è frequentata da numerose persone provenienti anche dai paesi limitrofi. Caratterizzata dalla processione dei trattori che accompagnano la statua di San Isidoro, protettore dei contadini, e che un tempo veniva fatta con gli animali e la sfilata dei propri fedeli in costume, accompagnati nei giorni della festa da musica tradizionale, spettacoli in piazza, giochi e competizioni sportive. La festa del Rosario è una delle occasioni più importanti di ritrovo per la comunità sedinese. In questi giorni si fanno dunque manifestazioni in piazza, concerti, giochi, si riscoprono addirittura dei giochi che hanno radici secolari. In tutto dura 4 giorni. Una di queste giornate è dedicata a Sant'Isidoro. La processione la si faceva inizialmente con i carri, con i bui. Oggi si utilizzano i trattori. Diventa anche questo un modo per festeggiare il protettore dei contadini.
grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Così come i pellegrini un tempo trovavano in Sedini un posto di ristoro, oggi Sedini vuole proporsi come un luogo dove poter ritrovare i ritmi biologici, la pace dei suoi luoghi incantati da una natura ormai persi nelle grandi città, un incantevole paese, ricco di storia da scoprire e di meravigliosi paesaggi.